Buongiorno a tutti, buon mercoledì 12 ottobre 2022, benvenuti al nostro almanacco. 285esimo giorno dell'anno, 42esima settimana, alla fine del 2022 mancano 80 giorni. A Roma il sole sorge alle 6.20, tramonta alle 17.33 ora solare. A Milano il sole sorge alle 6.36 e tramonta alle 17.42 ora solare. La luna tramonta alle 8.59 per levarsi alle 18.57. I santi del giorno: San Serafino da Montegranaro religioso, San Massimiliano di Celei arcivescovo di Lorch, Santi Amelio Amico martiri, Santi Donnina di Anazzarbo e Donnino martiri. Serafino. Il termine Serafin sta a indicare nella Vulgata gli appartenenti alle schiere angeli con sei paia di ali. Per altri, l'interpretazione del nome in chiave celeste è errata, vedendo nel personale Serafino la parola Seraf, serpente, inteso nel senso di dragone. Il proverbio del giorno: ride bene chi ride ulti. L'aforisma del giorno è di Seneca: vivi una vita ritirata, ma nascondila agli altri. Accade oggi. 1492, Cristoforo Colombo scopre l'America, una data che cambiò la storia. Dopo aver navigato per circa 33 giorni, dopo aver sostato un mese all'isola di La Gomera per riparazione le imbarcazioni, convinto di far rotta verso le Indie, Cristoforo Colombo approdò in un nuovo continente che più tardi prese il nome di America in onore di Amerigo Vespucci. Sei nato oggi? Sei spiritoso, intelligente, anticonformista, spregiudicato. Sia nei rapporti sociali che nel lavoro puoi ottenere successi apprezzabili, ma devi frenare l'egocentrismo e in amore non devi pretendere più di quel che il partner può darti. Se sarai più disponibile e ti impegnerai a fondo, raggiungerai tutti i tuoi obiettivi. Compleanni famosi. 1935, Luciano Pavarotti. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. Nato a Modena, morto nella stessa città nel 2007, è ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi, sia per le capacità vocali, sia per la portata del successo riscosso in oltre 40 anni di carriera. 1962. Luca Carboni. Nato a Bologna, appartiene alla folta schiera di cantautori e musicisti rock originari dell'Emilia-Romagna e già all'età di 6 anni si avvicina alla musica suonando il piano. A 22 esordisce come musicista, vincendo il Festival Bar 1984 categoria giovani con il singolo Ci stiamo sbagliando. 1896, Eugenio Montale, annoverato tra i grandi poeti del Novecento europeo, Eugenio Montale lasciò una grande eredità letteraria tra poesia, prosa e giornalismo. Nato a Genova, scomparso a Milano nel 1981. 1924, tra gli scomparsi di oggi ricordiamo Anatole France, autore di rara eleganza stilistica, nessuno più di lui ha incarnato lo spirito razionalista della Francia post-rivoluzionaria. Nato a Parigi e morto a Saint-Cyr-sur-Loire nell'ottobre del 1924. 1996, René Lacoste, nato a Parigi, è stato un tennista che dal 1927 al 1932 ha vinto consecutivamente la Coppa Davis. È ricordato soprattutto per l'omonima casa d'abbigliamento sportivo Enon, il cui celebre marchio, il coccodrillo, è tratto dal soprannome affibbiatogli dalla stampa. Se avete anche voi notizie, proposte e curiosità, scriveteci info@pavia1tv.it oppure info@lombardialive24.it o via WhatsApp 389-2566-296. Grazie per essere stati con noi. A domani con un nuovo almanacco.